Visto che siamo in ambito estivo, oggi parliamo delle differenze tra il Super Suite di GoPro e il case Easywear da 45 metri di GoCamera.it. Quale sarà la differenza dei due case? Allora, innanzitutto a livello di plastiche direi che siamo identici. La cosa che noto come differenza principale è che il case GoPro ha dei pulsanti di plastica qui, sia per l'accensione, le modalità che per lo shutter, mentre il case Easywear da 45 metri di GoCamera ha i classici pulsanti metallici, ok, di alluminio. Ovviamente hanno gli stessi agganci e vediamo come funziona l'apertura. Identica. Ok. Qualitativamente direi che abbiamo la stessa identica tipologia di plastiche anche per la parte superiore. Vediamo anche qui. Sì, anche le molle sono identiche. Sì, è lo stesso identico prodotto, effettivamente. Differenze tra uno e l'altro è che nella Super Suite di GoPro noi prendiamo la nostra telecamerina e non riusciamo a inserirla all'interno, perché per il Super Suite GoPro bisogna andare a togliere il coprilente della GoPro stessa, quindi dovremo andare a fare un po' di forza sul coprilente tirandola. Se non avete visto come si smonta, lo vedete qua in alto, avrete un piccolissimo brevissimo tutorial. Comunque tiriamo e ruotiamo e la lente viene via. Prendiamo il Super Suite GoPro, inseriamo la telecamera al suo interno e la chiudiamo. Ecco qui il risultato. Vantaggi? Beh, abbiamo un vetro in meno tra la telecamera e il vetro esterno, quindi tra l'obiettivo e il vetro protettivo del case abbiamo l'unico vetro di plastica che è quello del case stesso. Svantaggi? Provate a togliere questo vetrino in mezzo alla sabbia in spiaggia e sperate che non vi cada per terra né il coperchietto né la telecamera stessa. Quindi togliamo la telecamera da qui e andiamo a vedere come funziona con il case Easywear da 45 metri di GoCamera. Quindi la telecamera non occorre che venga tolto assolutamente il suo coperchietto della lente, inseriamo tutta la telecamera all'interno e ecco qui il risultato finale della GoPro che ci potrà permettere di andare sotto fino a 45 metri di profondità. Quindi sono due oggetti differenti. Non saprei dirvi se è meglio uno o se è meglio l'altro. A livello di riprese non si nota moltissimo la differenza, anche se c'è un vetro aggiuntivo in più in mezzo. C'è da dire una cosa, questo senza la necessità di togliere la lente è molto più veloce e molto più intuitivo da montare. Quindi pollice in su per questo case Easywear 45 metri per GoPro Hero 5 Black Edition. Un saluto a tutti quanti, spero vi sia piaciuta anche questa veloce comparazione tra i due case GoPro e GoCamera. Ci vediamo con la prossima review. Ciao a tutti!